Pace e bene a tutti, benvenuti come ogni giorno col nostro appuntamento con la santità e oggi, 29 gennaio, ricordiamo Santa Sabrina. Ascoltiamo la sua storia. Il nome dovrebbe derivare dall'ebraico sabre, il frutto del cactus che veniva dato a bambine ebree nate in Israele. Si pensa anche che possa avere una derivazione celtica, per il nome di una terra vicino al fiume Severn, che in latino era chiamata Sabrina. Sabrina era una vergine vissuta nel III secolo, nella diocesi di Troyes, in Francia, sorella di Sabiniano martire. Sabrina, come il fratello, si convertì al cristianesimo e partì per Roma per ricevere il battesimo. Durante i suoi viaggi compì molti miracoli e, ritornata a Troyes, seppe del martirio del fratello. Con insistenti preghiere al Signore, chiese per lei la stessa sorte del fratello. Morì nell'anno 288. Nel VII secolo, il vescovo Ragnegisillo le fece dedicare una chiesa vicino a Troyes. Santa Sabrina viene raffigurata con vesti di pellegrina, il grande mantello, il bordone e la bisaccia. Di Santa Sabrina sottolineiamo e ricordiamo proprio questo triste momento di lei che scopre il martirio del fratello. Qual è stata la sua reazione? Forse proprio questa è la provocazione che ci può riguardare. Anche lei desidera unirsi alla sorte che è stata quella di suo fratello. E la provocazione è proprio questa: quando qualcuno che conosciamo, forse proprio le persone che ci sono più vicine, finiscono a subire una sofferenza che non deve essere solo fisica, ma può essere anche morale, sul lavoro, e la nostra reazione qual è? Siamo capaci di desiderare per amore anche lo stesso per noi? O piuttosto siamo più inclini alla fuga, più inclini a sparire, oppure più innocentemente diciamo disinteressarcene? Facciamo un po' mente locale, magari qualcuno intorno a noi potrebbe avere bisogno del nostro aiuto e invochiamo l'intercessione di Santa Sabrina affinché sciolga il nostro cuore e ci doni l'energia, la grazia giusta. Santa Sabrina, prega per noi.